Good morning, fellas. Oggi? How you doing today? La facciamo tutta in inglese? No. No, perché dopo good morning, fellas, how you doing today, non so più come andrà avanti. Potrei, ma non flexo. Oggi giornata spuntini, nel senso che andremo in giro per New York e vi faremo vedere un sacco di spot dove fare uno spuntino, una merendina. Avete fame? Allora, siamo da Frankel's, zona Brooklyn. Siamo venuti qui a prendere l'hot dog. Secondo me ci facciamo prendere la mano con uno spuntino che comprenderà anche altre cose. E voi conoscitori di New York ci direte: ma ragazzi, New York basta che vai in qualsiasi carretto a bordo strada che ti vende l'hot dog. È vero, ma volevamo portarvi in un posto un pochino più fico. Sono super gasata, mi piacciono i bagels, mi piacciono i posticini super, super, e poi sì, anche lo dog. Ha chiamato Giano, vai. Giano. Vediamo come hanno trascritto il mio nome sulla busta per la rubrica Say My Name. Non era Giano, era Juliet. Vabbè, potevi prendere la roba di Juliet, se la mangiavamo uguale. Giano, it's me. Finalmente è arrivato il turno di Giano. Bene, vediamo che cosa ci riserva Frankel's. Lo doggino. Dalla foto lo facevo un po' più grande. È molto ambiguo questo. Ma deve essere ambiguo, lo dog è ambiguo di default. Il morso secondo me più ambito è questo. Quindi quello di qua lo lascio a te. Ragazzi, l'hot dog è super semplice. Pane, salsiccia, senape e crauti. La combinazione di questi sapori, beh, probabilmente molti di voi la conosceranno già, però qua da Frankel ci sanno fare. Lo spuntino perfetto a New York City. Buono, super acidino. Non abbiamo resistito. Un bel bagel. Allora, cosa c'è dentro questo bagel? Non il classico salmone. Perché bisogna mangiare tutti questi poveri salmoni in continuazione? Proviamo un'alternativa. Cetriolino, cipolle sott'aceto, normalissimo cream cheese. Allora, ve lo dico subito, non è Philadelphia. Non so cosa sia, ma è super buono. L'acidità e la dolcezza delle cipolle e del cucumber, bombissima. Commento a caldo di Giano. Paura, raga. Davvero buono. Volevamo venire qua solo per lo dog. Meno male che abbiamo provato anche il bagel, perché spacca di brutto. Secondo me qui anche il pastrami ci sta dentrissimo, ma non possiamo provare tutto perché abbiamo anche altri posti da provare. E quindi niente, capita che a un certo punto cerchi un posto per il wifi, per andare in bagno e altre cose, ti infili in un posto a caso e trovi che è un posto fighissimo dove fanno i cocktail. Alle 3 del pomeriggio. Ci siamo infilati in un posticino super cool, a caso. Avevamo bisogno di riposarci, perché non farsi un cocktail? Salute, mi sono rotto un tendine, quindi di tanto in tanto ci si ferma, ci si riposa, ci si rilassa, chill out con un bel drink in un bel posto. Ragazzi, tra Williamsburg e Greenpoint, solo posti fighi. Ci spostiamo. Spostiamo in zona Chelsea, quindi torniamo a Manhattan. Non dite Manhattan, perché sennò qua non vi capiscono, eh. Franci? No, volevo dire che a questo contenuto, a che cosa lo attacchiamo? Al prossimo. Stoga! Siamo arrivati davanti alla sede di Google. Mi dissocio. Google, stiamo lavorando per te e stiamo lavorando anche bene. Nel frattempo Franci si dissocia perché lavora per la concorrenza. Giano, che sta tentando di fare una foto dell'ingresso, e gli hanno detto esca subito, immediatamente. E allora ci consoliamo al Chelsea Market. Stare calma. Allora, questo è il mio negozio preferito in assoluto di sempre, e vorrei solo dire una cosa: ci sono i saldi 40% off. Siamo venuti a New York per un altro motivo. No, andiamo a vedere se ci sono delle tazze. Ancora chiuso, mi sa. Mi piange il cuore. Io ho provato a stopparla, ma una volta entrata in antropologia non c'è stato verso. Abbiamo dovuto comprare un maglione. C'è un solo posto dove andare al Chelsea Market. Yes.
sì, è un posto super mega turistico, ma la lobster al vapore, cucciata nel burro fuso, vale comunque la tappa. Siamo al Chelsea Market e non se mangiamo le aragoste. Un passaggio qua bisognava farlo per forza. Vediamo di che cosa stiamo parlando, ragazzi. Voilà. E beh, adesso vi insegniamo come mangiarla. Io e Franci, che siamo super esperti di aragosta. Operazione numero 1, munitevi di guanti. Qui abbiamo del liquido che servirà per bloccare le arterie, comunemente detto burro. E da dove inizio? Sembra facile, ma non lo è. Ah, ok. Andate di forchetta, la prelevate tutta praticamente, perché viene via tutta insieme, e le fate fare un bagnetto in questo burro. Fatto? Bene. E mo va, magnate. Chiamano daffodils. Me lo ricordo perché alle medie ho studiato una poesia che si chiamava Daffodils. Come fa la poesia? Daffodils, daffodils, daffodils. Puntini di sospensione. Minchia, si era sbattuto quello che l'aveva scritta, eh? Questa cosa qua che cos'è? È l'alternativa a venire al parchetto a strafarsi di canne, basta che guardi quello 2 minuti. Funziona? Solo l'uomo penitente. L'uomo penitente. Troppo ritmo nel sangue, troppo, troppo. Per chi di voi non la conoscesse, la Highline, in zona Meatpacking District. Tendere, prego. Tendere. Una vecchia linea dismessa che hanno riqualificato facendoci un parchetto e una piacevole camminata. Ti ho fatto un time warp di 87 minuti, se i ragazzi ora non se lo guardano... Li banniamo tutti? Li banniamo tutti dal canale. Ok, vai di time warp. A New York il problema dello spazio lo risolvono in verticale. Ogni volta che vado in giro per il mondo e capito in un posto figo, mi immagino la possibilità di comprarmi una casa in quel posto. Immagina forte. Ecco, tipo, affaccio sulla Highline, mo. Devo dire, togli scolpa che ti accontenti di poco, eh. Tipo, quella lì mi piace un casino. Ma tutta o solo... Ma secondo me non possiamo neanche permetterci l'ascensore. La tu compri là, io compro qua. Un po' stiamo da te e un po' stiamo da me, ok? Entra, ah, si okay. Qua. Can I have a key lime pie? The small size, yeah. Not to have here, but to go. Ok, ragazzi, mi stava slittando un po' l'inglese, ogni tanto capita. Vi ho detto la small, poi small è sempre relativo per gli americani. Spero che non arrivi 3 libbre di key lime pie. Ah, ma perfetto. Franci la voleva più grossa. Ah, perché qua c'erano le dimensioni, ragazzi. E che io volevo una fettona, non volevo una tortina piccola. Key lime pie, cielo. Puoi spiegare ai nostri amici la key lime pie, origini, tradizioni? Tecnicamente sarebbe un dolce tipico della California del Sud. Dov'è della Florida? Ah no, della Florida, sì, mi confondo sempre tra Vabbè, Florida e California. Vabbè, California, Florida, sono vicine tanto. Una torta tipica del sud della Florida che viene fatta con il key lime tipico delle isole Keys. Come tenerona!
Ok. Vabbè, morbida. Facciamo prima così, raga. L'interno è super morbidone, da come ho affondato il cucchiaio, non vedo l'ora di mordere. Il guscio sono i soliti biscotti pestati, imbevuti di burro e solidificati. L'interno è una crema deliziosa, molto acidula, al key lime. Mmm, che bomba! Una cosa che ci assomiglia molto a questa crema è la lemon curd. Però secondo me non è lemon curd questa qua, perché sa proprio di lime. È più buona, è più figa. Tra l'altro, ragazzi, questo posto qua l'ho spottato io. Franci non ci voleva venire. Se venite qui a Reduc, col ferry, col traghetto, potete fare l'accoppiata hometown barbecue. E quando avete finito, per pulirvi la bocca con un dolcino, venite qua, Steve Authentic Key Lime Pie. Fanno anche le versioni gigantesche. E visto che ci siamo, chiudiamo il video. Non l'abbiamo chiuso da hometown barbecue? No, perché questo qua finirà in un altro video. Vi diamo appuntamento al prossimo video. Vi ricordo, nel caso non l'avessi già fatto, che su Instagram trovate pinnate tutte le storie della vacanza a New York. Quindi può essere utile magari per scoprire cose che su YouTube non abbiamo detto. E in generale, perché no, per seguirci su Instagram. Ragazzi, ciao, alla prossima. Mi fa ridere che tra le varie recensioni c'è anche quella di sua mamma.